inizieremo. Dai, Tom, mandamela fallo io te. No, 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 stai zitto, dai. E allora? Muto, muto, silenzio fellino. Dai, va bene, zittimo. Ci sei? Vai. 3, 2, 1. Ride, ragazzi, ce la faccio. Dai, ragazzi, è mortino. No, ragazzi, ho bisogno di vedere la vostra faccia. Ma... Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a giocare con il nuovissimo e fantasticissimo che dopo solo 4 giorni incredibilmente di quest è arrivato, Menzogna di Felwinter. Pompa che, per chi non sapesse, viene direttamente da Destiny 1 e che ci hanno fatto veramente sudare. Ma intanto andiamo subito a vedere i perk di quest'arma. Innanzitutto abbiamo un strozzatore pieno e proiettili finiti che comunque per un pompa sono tra le migliori canne e caricatori che possiamo avere. E per quanto riguarda i perk tra virgolette alternativi secondari, abbiamo due file di perk: scivolata amplificata o estrazione celere e tiro d'apertura o arma vorpal. Ora, per la seconda fila di perk è abbastanza scontato, tra virgolette, che se volete giocare in quick normalmente è meglio utilizzare il tiro d'apertura. Se invece potreste pensare di teamare le super magari nelle prove dove comunque non c'è tanta gente, arma vorpal potrebbe essere un'alternativa, ma non so, non vi assicuro niente. Per quanto riguarda invece la prima fila, abbiamo in atto un dibattito molto contrariato, ovvero tra scivolata amplificata, che sinceramente io preferisco, e invece stazione cedere, che preferisce Raika. Prodigio in gittata, che ovviamente l'arma ce l'hanno già prodigitata, noi abbiamo messo impugnatura di Icaro. E soprattutto la cosa più importante è il perk intrinseco dell'arma, che si chiama Grazia ai fiori, che sarebbe il pacco stretto di Destiny 1. Questo perk infatti ci permette di avere una rosa più uniforme. Abbiamo fatto un sacco di test, ma poi ve li faccio vedere. E quindi essenzialmente il cono di fuoco dello spread dei proiettili è molto più uniforme, e quindi teoricamente abbiamo una probabilità maggiore di fare una kill. Ma adesso andiamo subito a vedere come si comporta l'arma in partita. Ok, come vedete sono proprio delle migliori tra le mappe che potevamo scegliere per un pompa, però ce la facciamo andare bene, vediamo di riuscire a fare qualcosa. Come vi dicevo, è in corso questo dibattito su se sia meglio utilizzare scivolata amplificata o estrazione celere. Personalmente io mi trovo meglio con scivolata amplificata, perché comunque il pompa è un pompa molto lento, nel senso che è un archetipo di pompa pesante che... Dove è andato questo uomo? Non lo sapremo mai. È un archetipo di pompa pesante che quindi ci mette abbastanza a muoversi, non è rapido come può essere per esempio, che ne so, un paradosso perfetto, per dirlo. Giocando quindi con una sensibilità abbastanza alta riesco bene o male a rimediare a questo discorso. E devo dire che scivolata amplificata, quando si attiva, fa veramente il suo lavoro, perché aumenta la gittata in maniera abissale. Intanto scappano fuori certe mappate allucinanti. Mentre io invece mi trovo meglio con estrazione celere, perché essendo abituato a giocare con il plagiamente, che è lo stesso archetipo di pompa, 55 proiettili al secondo, e giocandolo perennemente con estrazione celere, veramente faccio fatica a rinunciare a quella leggerezza al pompa che mi dà in più. Sì, che comunque l'ho provato, stazione cedere ti dà effettivamente un buon boost di maneggevolezza quando lo tiri fuori. Comunque ovviamente non dura per sempre, però in alcune situazioni è molto molto utile. Ora qua è diventato una fuga dai lanciarazzi. Ma è la mappa questa. Ricca, ma come fai a prendere questi pugni? Ecco, per esempio qua avete visto che Dio Cristo urlavate, quindi non posso parlare. Anche se effettivamente una lancia si può spezzare a favore della combinazione scivolata amplificata tiro d'apertura, perché abbiamo visto anche con l'orizzonte astrale che fa i buchi, fa letteralmente i buchi. Oddio, quante super! Raga, fermi tutti, ma che è successo? L'abbiamo fatte tutte! Un altro discorso che andrebbe affrontato è il fatto che comunque questo è un buon pompa, perché rispetto alla maggior parte dei pompa questo è effettivamente un buon pompa, non si può certo dire che non lo sia. Di conseguenza verrebbe da pensare se Bungie ha fatto bene a mettere un pompa così buono gratis praticamente, perché alla fine la quest non richiede fatiche particolari, anzi è stato più
tra virgolette, lavoro di gruppo, se proprio vogliamo dirlo. È stato più un caso... riuscire a non farsi venire crisi nevrotiche. Sì, perché vabbè, a parte tutti i bug, ma idealmente se qualcuno entrasse domani su Destiny prenderebbe la quest, si farebbe le 1000 kill in Dashuro e avrebbe preso il pompa, insomma. No, avrebbe... Non è una quest, chissà... Il gioco così. Esatto, non è una quest... Oh, ma esiste un giocatore in questa mappa pure? Non è una quest chissà quanto complicata, insomma, per l'arma che ha. Quindi questo ci ha fatto pensare che forse è un modo di Bungie di prepararci al, diciamo, riciclo delle armi che ci ha promesso per le prossime stagioni. Quindi vi dice, guarda, iniziate già a accantonare il plagiamento per le prove. Abituatevi a non usare le armi a cui siete appunto avvezzi utilizzare, perché non le userete più. Il che non so se mi rincuora oppure no. Sì, perché per chi non lo sapesse, Bungie ha annunciato che nei prossimi anni di gioco le armi cambieranno, ovvero ci sarà essenzialmente un sistema di rework delle armi, se così possiamo chiamarlo, come quello che era essenzialmente per Destiny 1, in cui appunto ogni anno le armi cambiano, non si possono più infondere sopra un certo livello di luce, quindi per carità, in Quick potrete usarle, però fino a un certo punto. E di conseguenza probabilmente metteranno armi molto simili, quali appunto per esempio il Menzogna o il Plagiamente o l'Orizzonte Astrale, che comunque sono armi molto simili tra di loro, ma che tuttavia diluite nel tempo potranno essere utilizzate meglio. Per esempio, metti che con l'inizio dell'anno 4 il Menzogna rimarrà, mentre il Plagiamente non si potrà più utilizzare, per dire, per farvi un esempio. Infatti, per parlarne velocemente, sarà l'ultima stagione per armi iconiche di questo Destiny 2, quali Vetta, Sheda. Certo, questa è una cosa che soprattutto va a impattare sul PvE, ma anche, però comunque anche le prove. Perché ricordiamo appunto, le prove adesso hanno il livello di luce abilitato, per cui non potremmo più usare il nostro piccolo plagiamento al 1010. Sicuramente c'è da dire che è un pompa lento, è un pompa molto molto lento, certe volte si fa sentire. E quindi per certi versi... per tutti i versi, diciamola questa in verità. In questi casi aiuta molto. Porca puttana. Diciamola questa verità, bisogna usare l'estrazione celere. Team estrazione celere versus team scivolata. Te prego. Commentate ragazzi, hashtag team scivolata o hashtag team estrazione celere. Ecco, poi capite, escono queste cose che uno dice va bene, tranquillo, ti userò. C'è anche da dire che però, secondo me, se qualcuno si volesse farmare un pompa fatto per bene, si mettesse lì a cercare proprio il god roll, secondo me uscirebbe anche una versione migliore di quest'arma. Il semplice che vi posso fare è che prima abbiamo fatto un po' di test in privata per vedere l'ampiezza del cono di fuoco dei migliori pompa attualmente stati in gioco, ovvero questo, l'orizzonte astrale e il plagiamente. E come vedete dalle clip... Come vedete dalle clip, bene o male, siamo lì. L'unica differenza che abbiamo riconosciuto è il fatto che il perk di quest'arma si fa sentire, ovvero che il cono di fuoco è effettivamente molto regolare, ha un pattern ben definito e non si discosta più di tanto da quello là. Per cui effettivamente forse ci troviamo veramente davanti alla prima volta che se spari con un pompa su Destiny 2 effettivamente il colpo va là, non c'è possibilità che... Boh, i proiettili vadano in vacanza, per capirci, nel senso spara effettivamente dove mire. In realtà poi però questo discorso dell'omogeneità dei colpi che vengono sparati può essere un bene come può essere un male, perché alla fine gli altri pompa hanno comunque un'area in cui i colpi vanno di meno e un'area in cui i colpi vanno di più. Questo che vuol dire? Che come si può avere sfiga nel prendere con la parte in cui ci sono meno colpi, si può avere culo e prendere con la parte in cui ci sono più colpi. Quindi idealmente prendere addirittura più lontano. Ah sì, di sicuro avrai meno la sensazione di tirare mappate random, quello sì è logico. Nel senso non ti capita, oddio questo dove l'ho mappato, perché alla fine la distanza da cui è sempre la medesima. È molto più irregolare, molto più... come dire... diciamo che è una sicurezza, nel senso che non devi sperare che porca puttana arrivi un muro a coprirti il nemico. Poi sicuramente in generale c'è da dire che è un ottimo pompa, cioè se non avete un pompa farmato per bene, questa è sicuramente una delle vostre prime scelte. E a tal proposito scriveteci qua sotto nei commenti cosa ne pensate voi, innanzitutto se preferite
scivolata amplificata o estrazione celere. E poi se pensate che inserire l'arma in questo modo sia stata una scelta giusta, una scelta sbagliata, se adesso incontreremo solo pompa, come in realtà è stato diverso. Comunque il fatto che lento ti impedisce spesso anche di fare multi kill, nel senso che più di una volta mi sono trovato in una situazione in cui c'avevo gente davanti, ma col fatto che il pompa è lento non ho potuto sparare tutti quanti. Per quanto riguarda invece la scelta di far tornare un pompa che viene da Destiny 1, un pompa che in realtà era iconico in Destiny 1, secondo me anche questa ci sta, nonostante molta gente dirà reskin reskin, secondo me è stata una buona scelta sia per il fatto che la lore che c'è dietro è bellissima, è veramente tutta la missione. È stata introdotta in una maniera veramente fantastica. Sì, sì, è stata introdotta bene, una delle poche volte in cui l'arma è stata introdotta bene. Ti ricordo che tu eri molto dubbioso a questo proposito. Sì, no, io non pensavo minimamente. Ma perché non sapevo quello che poi abbiamo scoperto. E a tal proposito penso che uscirà un video sulla lore di Felwinter, perché secondo me è molto molto interessante. E tra l'altro tesi a supporto di scivolata amplificata, col fatto che il pompa è lento anche a ricaricare, scivolata amplificata spesso aiuta a avere un colpo in più. Il Kanda non l'ho preso mai, questo non può mai. Quindi ragazzi, avete visto l'arma? Direi che non c'è dubbio, è sicuramente uno dei migliori pompa attualmente in gioco, però è lì sul limite tra il troppo forte e troppo regalato tra virgolette, e invece il fatto che sia equilibrata e che magari possa essere un'alternativa a Mindbender e Orizzonte Astrale per i prossimi anni, per le prossime stagioni. Aspetteremo con ansia di vedere quali saranno le migliori combinazioni di perk o anche le migliori build che si possono creare, perché io giocando in Titano ho pensato che per ovviare al fatto di non poter cioè di avere una velocità di ricarica estremamente lenta non giocando con scivolata amplificata, giocare con sovraccarico di inerzia potrebbe essere una via alternativa che ti permette di non ricaricare. Ricordo inoltre che gli stregoni hanno i passi trasversivi che ti permettono anche loro di non ricaricare manualmente, quindi effettivamente ci sono un sacco di modi per ovviare a questo problema e giocare con estrazione celere, che alla fine è sempre il suo obiettivo. Quindi ragazzi, io direi che se vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividetelo, noi ci vediamo in un prossimo video. Non mi ricordo quando esce questo, quindi non mi ricordo quando uscirà il prossimo. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Siamo la tua salvezza.